Bene, ciao ragazzi, quest'oggi stiamo facendo un versus tra l'NGM Forward Infinity e l'Acer Liquid E2. Quindi, cari amici di androidblog.it, questi sono due telefoni entrambi con Android, ma hanno la particolarità di essere entrambi due telefoni dual SIM, quindi per questo motivo li stiamo mettendo a confronto. Il processore per entrambi è un processore quad-core, leggermente più performante, diciamo, quello dell'NGM, ma si parla davvero di spiccioli. Entrambi hanno un buon comparto fotografico, infatti riescono a fare foto a 8 megapixel e le foto escono bene, davvero devo dire, su entrambi i tipi di telefoni. Per quanto riguarda invece il display abbiamo sull'NGM un display da 4,5 pollici con risoluzione 960x540 e il pannello è IPS e viene stato realizzato la protezione del pannello non con Gorilla Glass ma con il Dragon 3, l'altra azienda che se ne occupa. Mentre di qua abbiamo sempre un 4,5 IPS LCD con 960x540, quindi praticamente i display sono equiparabili, praticamente sono gli stessi, solo l'unica differenza è che l'NGM, come potete vedere a queste dimensioni, risulta essere più lungo, un pochino più lungo rispetto all'Acer, che però risulta essere come dire, un pochino, un filino più cicciottello, ma davvero siamo a poca differenza. Bene, detto questo, quindi diciamo che la dotazione hardware è più o meno la stessa. Devo dire che i telefoni che sono settati entrambi in modalità automatica, il display dell'NGM mi convince un pochino di più. Mi sembra più luminoso, più carino e più interessante da guardare, più, come dire, più bello. Ecco, l'occhio vuole anche un po' la sua parte rispetto all'Acer. Per quanto riguarda invece la gestione del dual SIM, devo dire che è praticamente molto molto simile. E c'è questa parte relativa a gestione SIM. Andiamo in gestione SIM, abbiamo la possibilità di scegliere la 1 o la seconda e scegliere chiamata vocale, connessione dati. Nell'Acer anche scegliere una connessione nei messaggi il 3G, scusatemi, nei messaggi può essere scelto, volevo dire, quale delle due SIM scegliere per mandare appunto i messaggi. Infatti, in questo caso nell'NGM possiamo scegliere o SIM 1 o SIM 2, mentre per quanto riguarda l'Acer, il testo che noi andiamo a scrivere è inviato con una SIM che noi abbiamo predefinito in partenza. A meno che non scegliamo chi di sempre, allora escerà un pop-up che ci chiede di scegliere quale delle due SIM andare a scegliere. Bene, detto questo, parlerei allora di parte telefonica, ma giusto per farci qualche chiacchiera, perché entrambi i telefoni funzionano benissimo da questo punto di vista, hanno un'ottima ricezione. In ricezione, però, l'NGM dà praticamente, come si dice dalle mie parti, 10 punti e una scopa all'Acer, perché praticamente, come potete ben vedere, questa è la ricezione Wi-Fi dell'NGM, che è praticamente totale come molti altri telefoni che io ho utilizzato nella stessa posizione. Mentre l'Acer ha un ricevitore, un'antenna Wi-Fi davvero di basso range, di basso livello, prende appena il Wi-Fi e siamo sotto la stessa rete. Quindi questa è una cosa che sull'Acer non mi è andata giù. Come non mi andrà giù sull'Acer anche il fatto che non posso andare a giocare ad Asphalt 7. Perché? Perché praticamente non ho memoria a sufficienza. Vi faccio anche vedere questa differenza tra i due telefoni. Vado in memoria, io qui ho 2,35 giga disponibili, mentre di qui ne ho 1,97, però di disponibile alla fine a me rimane solo 5,73, mentre disponibile qui ne ho 1,64 e ho già installato su questo gioco Asphalt 7. Quindi, non so cosa sia questo system che mi prende il telefono, ma praticamente mi lascia questo spazio misero per installare la roba, è davvero pochissimo, perlomeno se vogliamo installare applicazioni pesanti tipo giochi o software di navigazione online. Quindi questo è un punto a favore di NGM. Invece, tornando sempre in gestione sistema, impostazioni sistema e andando nell'info sul telefono, volevo far vedere le differenze sull'NGM
sulla versione di Android. Infatti questa versione, perlomeno per quanto riguarda la versione Android, vince Acer, visto che presenta la 4.2.2 contro la 4.1.2 di NGM. Bene, ma direi che sono più che altro piccolezze. Farei allora parte allo stesso momento il test del GPS, vediamo un pochino come va il GPS. Bene, lo lascio attivo e andiamo a vedere un po' quale dei due telefoni ha una migliore ricezione. Vi posso già anticipare che entrambi i telefoni non sono dei fulmini di guerra per quanto riguarda l'aggancio al GPS. Entrambi i telefoni funzionano bene solo se andiamo a utilizzare, per quanto riguarda la navigazione satellitare, anche internet. Infatti senza internet i due telefoni, perlomeno secondo questa applicazione, che mi sembra molto attendibile, l'ho sempre utilizzata, non agganciano i satelliti. Inutile continuare, i due telefoni hanno problemi di aggancio ai satelliti, quindi navigazione offline direi che ve la potete scordare, o perlomeno non avete molte difficoltà, dovete aspettare che faccia almeno ogni volta il fix. Bene, detto questo andrei a vedere allora la parte relativa al browser, Google Chrome, che mi propone Acer qui, ma in realtà c'è la versione stock che funziona molto meglio. E bene, qui abbiamo già aperto The Verge, anche qui direi però di aprirlo sulla pagina principale, no, su questo articolo che stavo andando a leggere, e quindi li farei ripartire tutti e due insieme su The Verge per vedere chi arriva prima, e sicuramente potrebbe essere che l'NGM sarà un po' avvantaggiato anche dal fatto che prende molto di più il wifi rispetto all'Acer. Però abbiamo visto che l'Acer, se avete già visto la nostra recensione, che ha un browser davvero molto molto efficiente. Ecco che invece probabilmente mi sta smentendo, ecco l'Acer che nonostante non prende così potentemente il wifi, però devo dire che il browser funziona molto molto bene. E infatti ho già notato durante la recensione che era di buonissimo livello, ma durante la recensione dell'NGM Forward Infinity ho visto che anche questo era di buon livello, perciò questo ritardo non posso affibbiarlo al telefono, ma probabilmente a qualche comunicazione non proprio ottima con il wifi, visto che ho fatto questa prova durante la recensione del telefono ed era stato molto più rapido nell'apertura di The Verge, come si dice. Questo è il caso della diretta, dove praticamente nella recensione prima andava bene, ora c'è stato qualche ritardo, ma non è secondo me un problema di telefono, ma solo un problema di wifi. Perlomeno l'altra volta non ho avuto nessun tipo di problema. Andando quindi ora a sentire un po' di musica, vi faccio sentire prima sull'Acer e poi vi faccio sentire sull'NGM. Ottimo, l'audio su questo Acer mi convince moltissimo, cosa che invece non mi convince così tanto sull'NGM. Non che si senta male, però la qualità audio è sicuramente più alta sull'Acer. Quindi una buona, una discreta qualità anche per l'NGM, però l'Acer ha qualcosa di più. L'ultima parte che volevo mettere a confronto, visto che le email neanche ve le faccio vedere perché hanno entrambi lo stesso problema, che non riuscire a ridurre, vi faccio vedere al volo, già che ci siamo, ecco. E lo stesso problema non riusciamo a ridurre, mentre le altre cose che riguardano l'email, il push e tutto funzionano bene, si scaricano tranquillamente, c'è un'ottima gestione da questo punto di vista di Android, ma purtroppo non va lo zoom fino alla fine, quindi tutto quanto alla mail e vederla su un unico schermo. Detto questo, passerei quindi, come stavo dicendo, alla galleria, andrei quindi a vedere qualche foto di test e la vedrei anche sull'NGM,
Però andrei a togliere a questo punto la luminosità automatica, perché se funziona bene sul NGM, sul Acer funziona davvero male e non mi piace, ed è troppo troppo scuro vedere così il telefono. Quindi andrei a mettere, togliere la luminosità automatica, andrei a mettere un po' più alta, ecco, così più o meno siamo allo stesso livello, andrei in fotocamera e andrei a vedere più o meno le stesse foto che ho realizzato. Allora, questa è una foto scattata nelle stesse condizioni di luce, molto scarse, e entrambi i telefoni hanno realizzato delle ottime, ottime foto. Direi forse leggermente più definita quella dell'NGM, ma siamo davvero in parità quasi, perché sono entrambe ottime foto. Come anche sono ottime foto, andremo a vedere dopo il video, quelle che abbiamo realizzato alle nostre piantine, in questo caso di basilico, se non ricordo male, e peperoncini, e vi do quindi qualche altra dritta anche, diciamo, botanica, e vediamo che entrambi i telefoni vanno a realizzare delle buonissime foto. Quelle di Acer mi sembrano un pochino più definite, ma allo stesso tempo anche un pochino più pastellate, un pochino meno realiste rispetto a quelle di NGM. Però devo dire che forse l'Acer ha qualche punticino in più per quanto riguarda le foto di giorno. Per quanto riguarda invece i video, che ora andrei a vedere. Bene ragazzi, stiamo realizzando un video con l'Acer Liquid Dual SIM. I video sono davvero di buona qualità su entrambi i telefoni. Si riescono a fare degli ottimi video da questo punto di vista con i telefoni, quindi nessun problema. Tornando invece in galleria, vi farei a questo punto vedere qualche foto di test, tornandoci anche con l'NGM. Giusto, ecco qui qualche foto di test, schermo nero, scritta bianca, l'NGM risulta essere più nero rispetto all'Acer, quindi un miglior contrasto. Per quanto riguarda invece le foto, vengono visualizzate, direi, questi paesaggi ottimamente su entrambi. I colori sono più vivi sull'Acer rispetto all'NGM, e il bianco risulta essere molto più bianco sull'Acer rispetto all'NGM. Però io preferisco per quanto riguarda i colori, forse un pochino più l'NGM, perché mi sembrano colori un pochino più realisti. Su entrambi i telefoni vengono riprodotti, ora ci andiamo, alcuni video, dicevo i 720p, ecco li stavo trovando. Vanno su entrambi i telefoni, come si può ben vedere, mentre il 1080p non viene letto dall'NGM, mentre invece viene letto tranquillamente dall'Acer, e l'Acer legge anche gli FLV, cosa che invece l'NGM non legge. Bene, per quanto riguarda invece l'autonomia, direi che siamo più o meno sugli stessi livelli, riusciamo a coprire una giornata con entrambi i prodotti, e anche con entrambi i prodotti riusciamo ad avere una buona interazione con l'uso del dual SIM. Quindi allora amici, quale andare a scegliere? Direi che abbiamo visto che ci sono alcuni punti in cui vince un telefono, altri in cui vince un altro, quindi direi che siamo più o meno allo stesso livello. L'unica vera pecca, secondo me, per quanto riguarda l'Acer, è forse una minore luminosità rispetto all'NGM, e quella scarsa memoria che io ho trovato, perlomeno su questo dispositivo che mi sono mandato, che secondo me limita molto le potenzialità che invece il telefono avrebbe. Detto questo, i telefoni invece sono ottimi dual SIM, vanno benissimo su internet, hanno una buona fotocamera, realizzano buoni video, ottimo anche l'audio di Acer, nettamente superiore rispetto a quello dell'NGM, e per il resto sono due ottimi telefoni, e ci danno la possibilità di fare tutto quello che serve con Android, con uno smartphone, e utilizzare anche il dual SIM. Detto questo, vi saluto cari amici di androidblog.it e agemobile.com, ci vediamo alla prossima, ciao!